Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e mi piace tantissimo rollare le mie R come potete sentire. Allora ragazzi, oggi sono tornato per fare la terza puntata della serie Secondo gli Italiani, una serie in cui faccio domande io a voi, anzi sondaggi sono più che altro. Voi mi dite le vostre risposte e condivido i risultati e ne parlo un po' in questi video. Questa è la terza puntata, andate a vedere anche la prima e la seconda puntata. Ma non sprechiamo tempo, andiamo subito il primo sondaggio del Secondo gli Italiani, parte 3. Allora ragazzi, nel primo sondaggio ho semplicemente chiesto: sei fiero di essere italiano? E ho lasciato sì e no come risposte. Tu cosa avresti detto? Tu sei fiero o sei non fiero di essere italiano? E cosa pensi che tutti gli italiani dicevano? Allora, ecco i risultati. Gli italiani dicevano: sì, 86% di voi siete fieri di essere italiani. E devo dire che questo risultato mi ha sorpreso, perché sono molto abituato a sentire proprio da voi stessi quanto non siete contenti dell'Italia e tipo la politica e i problemi dell'Italia. Eppure 86% di voi siete fieri di essere italiani. Quindi sono molto contento di questa sorpresa. Sono tipo fiero della vostra scelta, perché anch'io sarei fiero di essere italiano. L'Italia è un bel paese, il bel paese forse si può dire. Quindi ragazzi, 86% di voi siete fieri. Questa cosa tipo non lo so, ne parlate a volte molto male, quindi non me lo sono aspettato. E adesso andremo al secondo sondaggio. Allora, ero curioso di valutare il valore del vostro inglese, quindi vi ho chiesto: qual è il tuo livello d'inglese? Ho lasciato quasi madrelingua, me la cavo molto bene, intermedio e anche proprio le basi. Cosa avresti detto tu? Allora, ecco il risultato. Gli italiani hanno detto di più di essere intermedio, quindi ecco, bravissimi, siete molto bravi rispetto al Giappone. Qua in Giappone non sono bravi, anzi non è vero, sono bravi, un sacco di persone qua sono bravissimi in inglese, ma penso sia più difficile per un giapponese che un italiano imparare l'inglese, per questo siete un po' più bravi. Ma ragazzi, come sapete, ho un canale per insegnare l'inglese, quindi se vuoi imparare l'inglese andate a vedere il mio canale che si chiama Bringlese, link sotto, sopra, sinistra, destra, ovunque, quindi trovate il link, andate a seguirmi anche su Bringlese se volete imparare l'inglese da me, un madrelingua. Allora, nel terzo sondaggio ho deciso di chiedere del cibo del mondo, perché questo canale ha tanto a che fare con la cultura e il cibo e viaggiare, quindi una bella domanda sul cibo ci voleva. Quindi ho chiesto: ragazzi, non potendo dire l'Italia, perché mettendo l'Italia tutti lo dicevate, il cibo migliore del mondo si trova dove? La Spagna, la Grecia, il Giappone o l'India? E questi quattro scelte l'ho scelto perché sono, penso, secondo me, sono paesi con una bella cucina, una cucina molto buona o famosa. Quindi cosa avresti detto? Ecco il risultato. Gli italiani hanno detto che è la Spagna, 50%. Quindi uno su due preferisce la cucina spagnola, che tra l'altro non so nemmeno che è, nel senso non so molti piatti spagnoli, a parte tipo cibo messicano che tanti americani pensano sia la stessa cosa, e sono consapevole che non lo è, ma quando penso tipo a cibo spagnolo, penso purtroppo a tipo burritos e tacos, e so che non è così, quindi mi dispiace alla Spagna, però informatemi cos'è la cucina spagnola e sarei curioso di provarla. Ma andiamo al quarto sondaggio. Il quarto sondaggio ha a che fare con l'inglese di nuovo, e ho chiesto i tuoi motivi, i vostri motivi, bensì, di perché volete imparare l'inglese. È per motivi di viaggiare o per lavoro, semplicemente perché ti piace o perché devi, ovvero sei a scuola e se non dovessi imparare l'inglese non lo fareste per niente. E voi avete detto
perché vi piace, ma anche perché per viaggiare. Quindi il motivo per cui volete imparare l'inglese è perché vi piace e perché dovete viaggiare. Devo dire che ero sorpreso da quanto vi piace, perché non pensavo che l'inglese fosse soltanto tipo una lingua che vi piace e per questo lo studiate. 41% di voi, tipo la maggior parte di voi, vi piace l'inglese e basta, quindi sono tipo lusingato. Grazie ragazzi. E di nuovo andate a vedere la mia pagina YouTube Bringlese. Allora, il mio ultimo sondaggio è stato un sondaggio soltanto per provocarvi, ma ho chiesto ragazzi: qual è la regione migliore dell'Italia? Il nord, il centro o il sud? Perché so che c'è tipo questo dibattito famoso nell'Italia: nord, sud, centro, quale migliore, quanto sono diversi. È molto soggettivo questa cosa, ovviamente, ma avete detto il nord è la regione migliore. Io avrei detto, non dirlo, però avrei detto il sud, solo perché il sud ha tipo un sacco di quel mestiere magica italiana. Però il nord mi piace pure, tipo Venezia ci sono andato, mi è rimasto nel cuore. Quindi ragazzi, ecco, spero vi siano piaciuti i miei sondaggi. E andate a seguirmi sulla mia pagina Twitter se anche tu vuoi partecipare nei sondaggi quotidiani che io chiamo Polls of the Day. Ci sono tutti i giorni appunto, quindi andateli a vedere sulla mia pagina Twitter. Tra l'altro ragazzi, se volete supportarmi, incoraggiarmi, aiutarmi a sempre fare nuovi video e un giorno forse riuscirei a non lavorare full time più e potrei concentrarmi soltanto su YouTube per avere sempre contenuti buoni, potete andare a vedere la mia pagina Patreon. Allora ragazzi, è stato un piacere, sono molto contento di essere stato con voi nel vostro pomeriggio, mattino o notte. Ci vedremo alla prossima. Un bacio a tutti. Peace.